Signori, bendemi e benvenuti su Cyberpunk 2077. Allora, in vostra assenza, mi sono fatto un bel po' di missioni secondarie, molte delle quali erano abbastanza, diciamo, vai lì, spacca quello, libera alcune zone dove c'erano, diciamo, dei criminali, piccolezze. Devo dire che le missioni secondarie sono in effetti molto belle, perché ce ne sono alcune non sono particolarmente interessanti, per carità, però ti fanno fare qualcosina, cioè non è male far, non è noioso, sicuramente non è noioso, forse, diciamo, essendo che il gioco è già lungo di suo, è un po' troppo da portare in live, però come vedete c'è da portare, insomma, su registrazione, però come vedete questa zona qui è molto molto più libera e ce ne resta alcune. Parla con Nyx, sono nuovi personaggi, sapete, tutte le chiamate che magari arrivano durante gli episodi, ecco, sono poi dei personaggi che ci andiamo e quant'altro. Poi nell'episodio precedente vi avevo detto che avrei visto, insomma, il modo come procurarmi un veicolo, un mezzo. E diciamo che non c'è un modo per comprare, o almeno per quel che ne sappia, non c'è un punto dove comprarle, le macchine, però tramite sempre i messaggi, per esempio su alcuni messaggi, per esempio informazioni tipo appartamenti in affitto e tutte queste robe qui, poi le potete comprare. Adesso c'era una che non mi ricordo chi cazzo era. Ecco, Regina, vedi, auto in vendita. Oh, questa è nuova. Vedete, e vi dicono dei veicoli in vendita. Questi veicoli poi ve li ritrovate segnati sulla mappa. E queste sono alcune auto che abbiamo in vendita e noi andando lì le possiamo comprare. Quello che non so è un pochino mi delude, perché, cioè, sai, perché ormai che c'erano, è un po' di personalizzazione dell'auto. Per esempio, tipo, a me magari piace quest'auto, ma la voglio verde, che cazzo ne so, e non lo so se si potrà fare. Per adesso non lo so, onestamente. Comunque, questo appartamento che abbiamo noi, io avevo intenzione di cambiarlo. E avevo visto nella... Porco Dio, sempre che sbaglio, perdonatemi, bestemmio. E io avevo visto che, ecco qui, c'è un appartamento in vendita a $5,000. Questo potremmo prenderlo. E vorrei prenderlo. Sicuramente forse farà più cagare di questo, che comunque non è male, come vedete. Però la cosa che mi infastidisce di questo appartamento è che per andare qui bisogna fare questa strada che adesso facciamo per uscire. Vedete, io scendo di qui, devo passare in mezzo alla confusione. Qua, vabbè, ok che ci sono mercanti e quant'altro. Qua c'è quello che ti vende armi da mischia. Qua c'è il mercante d'armi, c'è il poligono e quant'altro. Però ogni volta devo fare sto bordello qui e scendere. E questo ascensore ovviamente è alto. Vedete quanto siamo alti? Perciò è una rottura di coglioni aspettare ogni volta che arriviamo qua sotto. Quindi vorrei prendere un edificio dove poter fare quello che devo fare subito. Ecco, dopo 2 ore di attesa siamo arrivati e possiamo andarcene. Allora, come sapete, nell'episodio precedente ci hanno regalato la moto. Però, durante una missione secondaria che dovevo raggiungere un punto, perché, diciamo, ho esplorato un pochino quelle che sono le zone fuori città, no? Quindi nelle Badlands. L'ho esplorato un pochino, ho fatto una missione che mi ha regalato un'auto, che sarebbe questa qui, se me le fa chiamare, non so perché non me le fa chiamare. Ah, ecco. Ed è... No, non ci credo, aspetta. No, vi spiego. Questa è l'auto che ci ha regalato Panam, che era l'auto di Scorpion, degli Eldorado, no? Del clan dei Nomadi. Questa avevo trovato delle chiavi dentro una scatola vicino al mio appartamento, però non avevo ancora la moto, ma sapevo che erano chiavi della moto di Jackie. Questa è la moto di Jackie Will, raga, l'unica cosa che ci resta di lui. Questa è l'auto che ho preso in quella missione, fa cagare, però è molto da fuoristrada. E questa qui è l'auto che ce l'abbiamo di nuovo, che era la nostra prima macchina. Io chiamerei la moto perché devo vederla ancora. Attenzione. Mamma mia che figa, raga. Ah, l'auto, la moto di Jack, che bello. Comunque, il nostro personaggio, come vedete, è un toco. E niente, non ci resta che andare. Tra l'altro, moto rossa, noi vestiti di rosso. Guarda guarda che figo, raga, guarda che figo. Mamma mia, dei fenomeni. Quindi, nell'episodio precedente, cosa era successo? Nell'episodio precedente abbiamo catturato Hellman
L'abbiamo interrogato, l'abbiamo lasciato poi a Takemura. Non sappiamo ancora cosa si può fare, però abbiamo un po' di missioni principali. Soprattutto questa qui ce l'abbiamo da un po', di andare al mega edificio. Io direi di fare questa qui, vedere che succede. Eventualmente vediamo come siamo messi con i tempi. Possiamo chiamare Takemura e vedere se sa dirci qualcosa. Nuova area raggiunta. Comunque per fare quelle missioni secondarie sono andato a esplorare, sono andato a destra, a sinistra. Però nonostante... Oddio, porca puttana, attenzione, manovra passiva. Però nonostante tutto ci sono determinate missioni che non potevo fare, raga. Mi mandava in delle aree dove veramente non riuscivo, era troppo forte. Porco... Comunque... Proprio fatta bene la fisica della moto, eh? Minchia. Un incidente che ti prende preciso sulla fiancata. Tipo dovevo volare come minimo. Però vabbè. Mangerei volentieri. Questo vende del cibo. Quindi? Sei in pari? Questi sono dei malviventi. Sì, ma le merci erano spazzatura. Le avrei comunque buttate. Era una cazzo di domanda retorica. Fatevi del coglio. Poi vi faccio vedere anche a livello di armi come sono messo. Tanto eliminiamo sti due malviventi di merda che rompevano il cazzo al buon uomo. Granate MP. Adesso siccome loro sono mezzi cyborg e quindi queste cose fanno male. Le armi che stiamo usando attualmente, raga, sono queste qui che vi faccio vedere subito. Abbiamo questa pistola che è molto forte, anche se abbiamo trovato questa che comunque è più forte. Rottura di coglioni una volta che le modifico. Poi abbiamo la katana. Allora, per adesso non cambio niente. Mamma mia, il lag incredibile. Per adesso non cambio niente, piuttosto raccolgo. Perché diciamo che ho avuto molta sfiga nel trovare cose, perché trovavo tutte armi comunque più scarse. Comunque, abbiamo liberato qui, devo andare qua. La tipa della Brain Dance nasconde qualcosa. Non è un caso che abbiamo già visto due Tiger Claws. L'edificio deve appartenere a loro. Perché non credi a Judy? Credi che Judy stia mentendo? Perché? Una cosetta chiamata intuito, Vi. Mai sentita? Oh, quindi stai soltanto sparando cazzate, capisco. Belli, bellissimi. I dialoghi sono sempre belli. Soprattutto con sto Johnny che è tipo ironico ma pericoloso allo stesso tempo. Sei infedele. Qua parlano di bambole gonfiabili. Ed è qui che devo andare. Aspetta, ok. Teoria, forse qui incontreremo Evelyn. Può essere. Dobbiamo ancora parlare con lei noi. Ok. Del tempo dopo. Ma c'è una Brain Dance. Entriamo, questa è tutta l'aria di essere comunque un bordello. Benvenuto al Clouds. Qui sappiamo che cosa sta cercando. Le dispiace collegarsi al terminale? Sto cercando Evelyn Parker, non rompa i coglioni. Evelyn Parker, lavora qui. Mi dia un attimo. Al momento Evelyn non è disponibile. Merda. Devo vederla. È importante. L'algoritmo non sbaglia. Mi creda. Sceglierà una doll che la delizierà. Le nostre doll possono cambiare in tempo reale colore di capelli e occhi come preferisce. Non sono un cliente. L'orrida di quella grandissima puttana. Allora, calmiamoci. Non sono un cliente. Beh, motivo in più per entusiasmarsi. C'è una prima volta per tutto qui al Clouds. Perché esitare? Deve solo connettersi. Creeremo il suo profilo personale e potrà entrare. Johnny. Oh, scusa, ha detto qualcosa di utile? Che ma lo vedete, raga, che personaggio. Il menù, molliamo questa cameriera e portiamo un ordine speciale dritto allo chef. Allora, ovviamente le doll avevamo visto in qualche episodio fa... Sono tipo un grado più alto delle prostitute. Non che non siano prostitute. Sono sempre un pugni buttato. Parliamo di comunque buttato. Un altro livello, capisci? Delle tro.
particolari. Ecco. Comunque, connettiti. Aspetta, connettersi personalmente non è sicuro. Possiamo ragionarla così grazie alla nostra intelligenza. Vediamo. Ti rendi conto che i link personali non sono sicuri, vero? Potrei beccarmi un malware direttamente nel nucleo e finire per pagare un occhio della testa al mio bisturi. Ci occorrono i dati del suo nucleo per assegnarle una doll. Cioè una scansione biometrica? Esatto. Se qualcosa andasse storto, potrà sporgere reclamo. Ma non è mai successo finora. Vabbè, a sto punto connettiamoci. Dai, si leva dai. Facciamolo. Connettiti, fai tutto. Questa sarà una sessione dal vivo, quindi gli eventi potrebbero prendere una piega imprevista. Ma se anche dovesse sentirsi a disagio, non la interrompa. Si perderebbe qualcosa di incredibile. Se non si sente pronto a continuare, può interrompere immediatamente la sessione. Va bene. Scelga una parola d'ordine. Non so. Afterlife Samurai. Beh, Afterlife potremmo... in memoria di quello, ma Samurai, dato che noi siamo anche legati a John. Samurai. E salvata. Ora abbia un attimo di pazienza. Sto scansionando il suo profilo personale. Tra poco dovrebbe vedere le doll compatibili. C'è un cuore al contrario che sarebbe un culo. Ok, queste sono le doll disponibili. Oh. Ah, solo questo. Vaffanculo, andiamo di Sky. Non è che ho molta scelta. Due risultati. Interessante. È una cosa normale o... Chi può dire cos'è normale? È evidente che lei è una persona dai gusti unici. Ma ci penserà il sistema. Allora chi preferisce? Angel o Sky? Guarda, ovviamente Sky. Scusa, perdona. Preferisco Sky. Non avrei potuto scegliere di meglio. Sono sicuro che diceva la stessa cosa se sceglievo Angel. E poi potrà avventurarsi nel Clouds. Ok, il pagamento quant'è? Ah, 500. Ci sta. Ecco a te. Belli tatuaggi, ma io vorrei farmi nuovi tatuaggi. E... pagamento confermato. Thank you. L'intero piano è a sua disposizione, se prima desidera rilassarsi. Sky la aspetta nella cabina 9. Vabbè, meglio la trombata me la faccio pure? Comunque. A posto. Ok, grazie mille. Qui al Clouds non sono permesse le armi. La prego di lasciare qui con me tutti gli oggetti pericolosi. C'ho un arsenale, dove lo lascio? Solo due doll aprirebbero le gambe. Grazie. Per te. Speriamo che si goda la sua visita. Vaffanculo, Johnny. E sparte due doll, considera... Oddio, è scomparso. Beh, considerane uno, dato che l'altro era un maschio. 18 più. Già questa zona mi piace. Un attimo che io vado a farmi una sigaretta e ci sono. Che poi, raga, pensandoci bene, non è che è detto che, insomma, le doll sono il grado più alto. Insomma, diciamo che fanno parte tutti di un sistema, ok? C'è un giro dietro tutto questo, ok? Però c'è da dire anche che tipo Judy è una Mox. Però nell'informazione, diciamo, delle Mox, queste cose c'erano messe che tra di loro ci sono molte prostitute, però non tutte penso lo siano. Le doll invece penso proprio siano escort. Qua abbiamo proprio, l'abbiamo appena visto. Puoi sceglierle, cioè che puoi scegliere chi ti apre le gambe. Insomma, mi sembra abbastanza ovvio. Comunque, cabina 9 c'è la nostra Sky. Come si chiamava? Sky? Ah, eccolo qua, cabina 9. Sembra un vero pervertito, lo sai? Lo so, come cazzo lo sai? È colpa tua. Avrei avuto più scelta se non avessi un certo parassita nel cervello. Non parla, chitaggia consente. Madonna mia. Allora, guardiamo attentamente. Allora, in faccia, vabbè, esistono sempre i passamontagna. Però al di fuori. Ma cosa stai pensando? Vabbè, comunque ovviamente questo qui è censurato, per quello la vedete vestita, penso sia nuda. In realtà, comunque si edita, sembra interessante. Si prospetta interessante. No, veramente, la mia prima trombata così. Allora, Vi, stai morendo. Come fai a saperlo? Nel profondo ne hai paura. Rifuggi l'idea. E anche se fosse, a te che importa? Tra tutte le voci nella tua testa, quella che chiede aiuto è la più forte. Guardati intorno. Tutto questo è opera tua.
Raga, sta cosa è strano. C'è qualcosa in quegli specchi, in profondità. È una proiezione, il tuo regno interiore. Ci mancava solo questa, la terapia con una roba puttana. Non sono qui per analizzarti. Non è il mio compito. Sono qui per realizzare i tuoi desideri più reconditi e nascosti. Almeno qua ci ha azzeccato, minchia, dall'episodio 1 che ho detto forse in questo gioco si può trombare e preferirei trombare. Comunque, la parola d'ordine samurai penso se... Vabbè, ma cosa stai pensando? Qualcosa. Sto cercando una ragazza di nome Evelyn Parker. Lavorava qui. La conosci? Sai dov'è? Ti servono risposte, è chiaro. Ma non quelle di cui pensi di aver bisogno. Ti ho fatto una semplice domanda. Evelyn Parker non è la cosa più importante che stai cercando, vero? Avverto la tua paura. Hai paura di qualcos'altro. Se ti metti così, perdonami. Dimmi solo dov'è Evelyn. Rispondi alla mia domanda, dimmi dov'è Evelyn. Non ho tempo per un dibattito. Perché il manager dice che non lavora più qui? Quando è passata di qui l'ultima volta? Sai qualcosa? Evelyn aveva una sua storia prima che incontrasse la tua. Ma so che la troverai. Ottieni sempre quello che vuoi. Questa è strana comunque, no, non è umana in teoria, mezza robot, vabbè, un po' come tutti ormai. Boh, però continuerai a parlare a indovinelli? Ma cosa stai continuerai pensando? Continuerai a parlare per indovinelli, eh? Non posso aiutarti se non vuoi essere aiutato. Che altro mi aspetta? Meditazione? Un po' di yoga magari. Più o meno, mettimi alla prova. Di cosa avrei paura? Credi di conoscermi bene? Ok. Dimmi di cosa avrei tanto paura. È qualcosa di cui non vuoi parlare. Tutti hanno i loro segreti. E anche io ho le mie buone ragioni. Dillo. Dillo ad alta voce. Non per me, ma per te stesso. Sono morto e ora sto morendo di nuovo. Contenta? Non intendo continuare questa conversazione. Sono solo, non mi resta più nessuno. Allora, penso che... Parla con me. Tra le due penso che il mio personaggio o io in questa situazione, se mi medesimo in lui, penso sia questo. Sono solo, tra l'altro essere da solo diciamo è anche una delle mie paure, ok? Ho sempre avuto diciamo la paura mia più grande, quella di rimanere da solo senza niente. Nessuno. Avevo un vero amico, ormai non c'è più. Presto sparirò anch'io e non avrò nessuno al mio fianco. Tutto quello che ti occorre è già dentro di te. Bello sei sto dialogo con me. Sei spaventato perché hai rinunciato ai tuoi sogni. Che ne è stato del diventare il migliore di tutta Night City? Voglio ancora diventarlo. Voglio ancora diventarlo. Non mi sono mai arreso. Ma le probabilità sono piuttosto scarse. Volevo solo che il mondo sapesse che esistevo. Non chiedevo altro. Invece di un sogno, stai vivendo un incubo. Hai paura di finire cancellato, come se non fossi mai esistito. Sì, ho quella moto. Ciao. O è solo la paura di diventare qualcuno diverso da te? L'idea del nulla mi terrorizza. Sì. La morte è morte. Sei finito. Game over. Non puoi saperlo con certezza, anche se ci sei già passato. Credimi, l'ho vista ed è una vera noia. Non hai mai smesso di affliggerti da allora, anche per il futuro. Non mi sto affliggendo. Ma sì, mi sto affliggendo, è molto più semplice del dolore. Ma cosa quello stai che pensando? Ho passato. È difficile dimenticarlo. La morte è sempre stata un problema degli altri. Cazzo, ero io che ammazzavo la gente. Adesso tocca a me. Non bastava morire una volta. Dovrò rifarlo da capo. L'assurdità della morte e l'inutile lotta contro di essa. Questo ti terrorizza. E adesso? Adesso scoprirai che cosa devi fare. Cioè? Vuoi dirmelo? In vita tua non sei mai arretrato di fronte a nulla, anche quando avresti dovuto.
Ti muovi per Night City sapendo che un proiettile vagante potrebbe ucciderti mentre prendi un taxi. Ma questo non ti ha mai impedito di agire, di andare dove dovevi. E non ti fermerà ora. Tocca, non so se ce la posso fare. Ma come faccio con tutti questi cambiamenti? Li stai già facendo. Hai fatto la differenza. In questo mondo, tutto è in costante mutamento per diventare qualcos'altro. Tu compreso. Non guardarti mai indietro. Se devi uccidere, uccidi. Se devi radere al suolo il mondo, fallo. Grazie, Ed. Per tutto questo. Non ho neanche voglia di alzarmi. Come tutti. Ma ogni cosa ha una fine. Samurai. Che cosa succede? Ma... quella cosa mi ha sbattuto fuori! Devo parlarti. Parlarmi? Hai tirato il freno d'emergenza e mi hai strappata fuori solo per parlare? Cos'è successo? Ho fatto qualcosa di sbagliato? Oddio mio, guarda che con le luci è tutta un'altra roba questa. Non è quello che mi aspettavo. Ultimamente ho avuto parecchie cose in testa, ma questo è stato diverso, piacevole. È questo che facciamo qui al Clouds? Capisco perché la gente viene qui e torna più volte. Ma io sono venuto per qualcos'altro. Per trombare anche. Evelyn Parker, che cosa sai di lei? Non molto. Qui tutti hanno la loro cabina, i loro problemi e la loro vita. È un ecosistema fragile. A quelli come te piace fare irruzione, violare il sistema e cambiarlo. Beh, no. Ti pagherò le informazioni, hai un bel fascino, sarebbe un peccato perderlo, quindi potremmo minacciarla. Ti prego, mi serve sparisci, il tuo aiuto. Sparisci, io chiamo la sicurezza. Ecco, già da come mi ha detto è meglio... Intanto proviamo a insistere. Devi aiutarmi, ti prego. Ascolta, potrebbe essere nei guai. Voglio solo parlarle, scoprire se sta bene. Se non l'hai notato, quello delle doll non è il lavoro più sicuro del mondo. Un giorno ci sei, quello dopo no. E magari sei bella e sepolta. È successo qualcosa di insolito qui ultimamente. D'accordo. Ho sentito dire che un cliente l'ha conciata male. Ma non so altro. Minchia. A Evelyn. Queste stronzate capitano molto più spesso di quanto si voglia ammettere. Dovresti chiedere a Tom. Quei due erano inseparabili. Chiacchieravano per ore e ore. Chi è Tom? Chi è Tom? Una doll come noi. Cosa pensavi? Una star dell'XBD? Dove lo trovo? Nell'area VIP. Cabina 2, credo. Vabbè. Grazie. Vedi? Dopotutto ti sei rivelata utile. Bravo, mi stava un po' sui coglioni, ok? Bravo, però appena abbiamo detto la parola samurai... cioè, si vede che lo faceva... per i cazzi suoi. Capacità tecnica. Posso aprire le stanze? Oh. Diamo un'occhiata, ti va? Sangue. Fresco, non tanto. Direi una ferita, non un'uccisione. È qua quindi che è successo. Ma aspetta. Questa qui è la cabina, penso, di... aspetta, tutte le altre come sono? Tutte le altre non si possono aprire. Questa qui penso era la cabina di Evelyn. Oh, una proiezione. Che cos'è? Feticista. Ma... beh, non è stato il cliente a perdere la testa. È stata colpita da qualcosa. Ma che cazzo?
Io voglio farmi o lei o Judy o Panam. Quindi che non deve pensi? Morirmi. Cyberpsicosi? Ma sembrerebbe di sì, probabilmente. Sembra folle, ma potrebbe essere stata hackerata da remoto. Un netrunner. Strano. Porca puttana, però non si è spostata di qui, sarà stata presa. Hai visto? Visto cosa? Non c'è niente. Esatto. Dovrebbe essere... L'hanno tirata via? Chissà perché. Cazzo, ho saltato il dialogo. Madonna. Cos'è? Ma qua riuso il coso. No, no, vabbè. Ok, quindi è successo qualcosa. Guarda qua come sono tutti mascherati. Questi si seguono. Non posso entrare! Che significa? Sono qui tutte le cazzo di settimane! Non è autorizzato ad accedere all'area VIP. Oh, sì che lo sono! No, signore, non lo è. Lei devo parlare con Tom. Se vuole Tom. Può discuterne con il manager. No, amico! Ne discuto con te, qui e ora! Qua posso forzarla. Questo idiota non capisce che ho diritto granata. A allora, quindi ho libera scaffale. Da quello che vedo, il suo abbonamento VIP è stato revocato. Forse da qui posso connettermi e aprire la porta. Signore, vediamo. E adesso vediamo se questa qui si apre. No, però posso sempre questa si apre intanto. Ah, ma sono i cessi. Un Max Doc che schifo non ci fa. Vabbè, qua al solito possiamo interagire e guardarci. È un Tiger Claws. K.O. Non facciamo vittime, semplicemente non vogliamo gente tra i coglioni. Chiave d'accesso VIP, godo. È una katana che fa cagare, però è meglio disarmarlo. Questo è ancora vivo. Qua non c'è proprio altra gente. Oh, prendi. Distributore. E qua c'è un ascensore. Capacità tecnica che non abbiamo. Oh. Tu guarda qui dove cazzo siamo. Secondo me qua qualcosa c'è, raga. Tutto questo giro incredibile. Oh. Tu guarda. Di qua possiamo andare all'area VIP. Però perché c'era qualcosa qui? È perché possiamo andare di qui noi volendo. Sala VIP. Ah, ci stiamo andando pure da qui, magari senza avvisare nessuno. Ma speriamo che non succeda niente. In teoria è zona ostile questa. Andiamo. Facciamo lo scaffale. Ma io devo capire qua una cosa durante l'hacking. Allora, estrazione dati livello 1. Euro dollari. Ah, vabbè, praticamente prendo delle robe, ma niente di... Pensavo che era qualcosa di... In teoria non mi vedono. Che succede? C'è qualcuno? Allora, raga, riprendo da qui. Io poco fa, come vedete, sono entrato... Però adesso questi qui mi attaccano. Cioè poco fa sono passato lì in mezzo senza nessun problema. Adesso invece mi attaccano. Quindi dobbiamo cercare di fare le cose in modo furtivo. Ma... non ne sono sicuro. Ma non ho i tuoi dettagli. Mi spiace, non so cosa dovrei fare. Voglio parlare con Evelyn. Sicuro? Devo parlare con Evelyn Parker. È importante. Siamo in due. Ho provato a chiamarla un sacco di volte, ma niente. Ah, è lui Tom. Vuoi dire che non è qui? Ha avuto un incidente. Doveva andare in una clinica speciale a Osaka. O era Oslo? Credo fosse Oslo. Per una nuova faccia. Una nuova faccia, dai. Quale delle due? Osaka o Oslo? Oslo. Sì, sicuramente Oslo. Sento parlare dell'incidente. Questo incidente riguarda un cliente, vero? C'era sangue nella sua cabina. Sai, sono cose che succedono qui a volte.
E nessuno dice niente. Ci danno nuovi impianti, malattia pagata e, beh, a volte persino un bonus. Guarda che giro che c'è dietro, ora sempre per penso, coprire le cose. È strano che sia andata così lontano. Beh, vediamo se le ha detto dove. Ti ha detto lei andando. Che lasciava la città? Nah, ma non è venuta al lavoro. Non rispondeva, così io ho chiesto a Woodman che stava succedendo. Mi ha risposto che era partita, ecco. Quindi dovrei parlare con questo Woodman. Dove lo posso trovare? Dove trovo questo Woodman? Probabilmente nell'ufficio sul retro. Solo che l'accesso è vietato ai clienti. Certo, devo inculare tutti. Woodman, chi è? Il signor Forrest. Ma tutti lo chiamano Woodman. Non ho mai capito perché. Che è l'uomo legno. Ok, il signor Forrest allora. Che cosa fa? È il nostro custode, diciamo. Trova nuovi talenti, si occupa delle situazioni difficili. Capito. Una specie di capo. Chissà se Woodman può fare finalmente chiarezza su questa storia di merda. Non ci resta che sperare. Le teste vuote in queste doll. Ah, ecco cosa dovrebbero sostituire. Bene, il problema è che al di fuori di queste porte sono in una zona dove mi possono colpire. La minchiata è questo. Quindi o vedo di distrarli, sperando che non mi vede nessuno. Silenzio, 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 silenzio. Qua c'era uno qui. Ok, lo eliminiamo silenziosamente. Lo lottiamo. Ok, conversazione archiviata. Allora, questa conversazione è tra Harry Flint e Jeremy White. Allora, ehi, Chum, scambiamoci il turno del sub, bro, non ci scambiamo un cazzo. Dai, ti prego, scordatelo, sub è sempre un casino. Dai, cazzo, Chum, mio figlio è scappato di casa. Allora vai a cercarlo, magari lo trovi prima del sub. So dov'è, devo andare dai miei sub a farmi prestare euro dollari per pagare gli scaff. Quelli schizzati mi fanno a pezzi se non pago, te lo chiedo in ginocchio, va bene. Quindi aveva un debito con questi scaff. Allora, ovviamente, raga, Cyberpunk è pieno di dialoghi, ma è questa qui è la storia, ovviamente. Ci saranno le scene di combattimento, io cercherò di farvi da adesso episodi molto più lunghi e più parlati. Cercherò di migliorarmi piano piano, raga, cioè non è che... Insomma, non sono uno youtuber, ma voglio esserlo. Porca puttana, mi ha visto. Interroga Woodman, è lui. Aspetta un attimo, fammi un attimo esplorare la zona. Qua c'è un mare di roba, pacchetto di sigarette. Altre agenda di Evelyn. No, porca puttana, potevamo leggere. Come si vedono le note? Diario. E qua, in base, diciamo, alle situazioni. Minchia, io non li leggo da una vita. E qua c'è da... Mamma mia, persone di Night City, fiori del silenzio, biografia di Anna Kadarasaka, note, prendenza, agenda di Evelyn, eccola qua, una nota. Allora, lunedì alle 12:30, dalle 20 alle 2 ha il turno al cloud, quindi lei era qui, martedì alle 13 le unghie, si doveva fare, alle 15 Thomas B, quindi fa il pranzo con Tom, quello con cui abbiamo parlato prima, mercoledì alle 22 stronzo baffone cena. Giovedì alle 8 Jerry Johnelly ha un incontro, venerdì alle 8 fino alle 6 ha il turno e sabato colazione con Judy annullato. Quindi lei da sabato ha dovuto annullare delle robe. Quindi si presume che sia stata, questo problema è stato o sabato stesso o un giorno prima. Borsetta di Evelyn. Ho lasciato la borsa. Forse ne ha più di una. Ma c'è dentro tutta la sua roba. Deve essere uscita di fretta. Reggiseno rinforzato. Ma in che senso? Pantaloni leggeri. Bene. Ehi, i clienti non possono entrare. Io non qui. Sono un cliente, sono uno che ti rompe il culo. Fai il bravo. Che cazzo ti e stai chiudi guardando? La porta quando esci, ok? Come vedi, sono molto occupato. Cosa ti stai guardando, stronzo di me? Sto cercando Cerco una ragazza di nome Evelyn Parker.
Non abbiamo nessuno con quel nome. Già mi prende per il... Ma lavorava qui? Cosa le è successo? Avrà fatto quello che tutte le doll cercano di fare. Trovare un unicorno e accasarsi. Non mi piace, non mi piace. Puoi trovare di meglio. Prova con Roxy nella cabina 2. Questo è molto lo meglio. Lo stesso culo a mandolino. Il chip comportamentale farà il resto. Non vedrai differenze. Dimmi solo dove è Evelyn. Non ho tempo per i tuoi giochetti. Devo sapere dove è Evelyn. Se non l'hai notato, gestiamo un cyborgello. Non un ufficio a persone scomparse. Lasciami indovinare. Ti sei divertito con quella doll un paio di volte e ora vuoi fuggire con lei verso il tramonto? Scendi alla reception. Lì ti trovano un'anima gemella 2.0 in pochi secondi. Ti chiamano Woodman, giusto? Perché hai il carisma di un ceppo d'albero? Ho l'impressione che tu non capisca la situazione in cui ti trovi. Situazione? Quale situazione? Credi che me ne freghi un cazzo di qualcosa di tutti i cazzi mosci che entrano qui? Allora, racconterò tutto ai media. Potremmo farla così, ma i tuoi capi dovrebbero essere informati su di come tratti i clienti. Potrei ucciderti a mani nude, non rendiamolo più difficile del dovuto. Mamma mia, questa qui mi piace. Ascolta, testa di cazzo. Sei un vero coglione con quei piedi sul tavolo, lo sai? Credi di essere il primo stronzo che cerca di liquidarmi? Perché non me lo succhi, eh? Che ne dici? Potrei anche schiacciarti quella testa a mani nude. Non credo ti piacerebbe vedere se ne sono capace. Mi sto già cacando addosso. Coglione. Il re delle cazzate. Così non mi aiuti. E adesso? Peccato tu non possa parlare con i morti. Ah, aspetta, lo stai facendo proprio ora. Ad ogni modo, controlla la sua scrivania. Potrebbe funzionare. Mamma mia, raga, avete visto che dialoghi bellissimi? Però ci stava. Accendi. Vediamo, siamo sto computer. La facciamo. Doll rotta chi è? Woodman. Considero specializzato. L'ha venduta a un bisturi? Il chip era andato. Forse l'ha mandata a riparare. Un bisturi di nome Fingers in un vicolo per prostitute. Sembra il paradiso delle Joy Toy. Minchia, raga, ma lo sapete che su questo vicolo problema risolto? Ma c'è qualcuno? Sapete che forse su questo vicolo delle prostitute dove c'è il bisturi ci sono già andato. Mi sai una cosa, adesso devo andare. Problema risolto. Ehi, boss, ho risolto il problema con Parker. L'ho mandata da un bisturi a Gigi Street. Si chiama Fingers. Vabbè, già abbiamo delle tracce, ci basta. Figlio di puttana, guardalo lì. Fammi prendere. Dai, proviamo un pochino a nasconderlo. Vabbè, nasconderlo un paio di cazzo. Oddio, attenzione, raga. Sembra seduto, va bene. Nessuno se ne accorgerà. Ah, mi sa che non ci hanno sentito. Meglio eliminarle. Qua comunque c'è un giro losco dietro, eh. Quindi lei, i turni che cambiava nella nota, penso che erano dovuti a degli incidenti che succedevano molto più frequentemente in questo periodo. Ma ci sta vedendo. Non so come non ci abbia visto. No, vabbè, dobbiamo farlo. Vabbè, erano una merda poco fa mentre li affrontavo. Non dovrebbero... Poco fa provavo a farlo uccidere. Non ce la facevano, quindi. Questo qui l'avevo addirittura ucciso a pugno. Vediamo, fammi provare. Ma questa è l'altra arma. Questa è... Oh, questa è fortissima, raga. Questa è l'arma che ci abbiamo tolto lui. Vabbè, tutti hanno ovviamente la scheda VIP, perché ci sta. Sono tutti qua, per forza devono averla. Comunque c'ha troppi giochi di luce fantastici, che però si sente che, insomma, che pesano. Infatti gli FPS vanno un po' a puttana. Io non so niente, qui ci lavoro e basta. Vaffanculo, vai via. Ti sparo solo perché mi stai simpatica. Bene, usciamo dal cloud. E abbiamo completato, penso, la missione. Prendi l'ascensore per il piano terra. No, ancora no, dobbiamo andare qui. Ottimo lavoro. Hai mai pensato di entrare nel corpo diplomatico? Non c'è tempo per farsi... Credi che ce l'abbia Fingers?
che la troveremo Vi, lì. Se potessi prevedere il futuro, ora non sarei un cazzo di fantasma in testa a un morto che cammina. Questo è Mado, che carisma che ha lui. Non ho tempo per assecondare tutti. Te lo concedo. Certo, perché tu avresti sganciato una bomba termonucleare su questo locale. Non ho bisogno di esagerare. Uso altri metodi. Ma una cosa è certa. I Close non lo dimenticheranno. È un grande, raga. Il carisma di lui, di Johnny, è fantastico. È fantastico. Mi piace un sacco come personaggio. Porca puttana, mi sto sentendo malissimo, raga. Cioè, noi stiamo morendo se non troviamo Evelyn. Qua sto relic di nuovo. Guarda, guarda. Hai visto? No, ma mi dire sì, che una... fottetevi. È il momento in cui mi sveli il tuo piano segreto per annientare la Rasaka? No, è quello in cui disprezzo i ladruncoli da quattro soldi che si credono dei ribelli appena mettono piede nell'afterlife. Forse pensi di aver sfidato la Rasaka, ma per loro sei solo un insetto. Ti schiacciano quando vogliono e ti gettano nel cesso. Ricordati che la Rasaka ha ucciso anche te. La Rasaka non ha ucciso solo me. Almeno io non mi sono fatto estrarre il cervello per metterlo dentro un chip. Io gli ho portato la guerra in casa, ragazzino. E tu cosa hai fatto? Gli hai rubato la macchina. Sei un bastardo. E tu uno stronzo. Forse possiamo andare d'accordo. Potrei sedermi e saperne di più o chiudere la conversazione e andare avanti. Però, raga, mi intriga. Diamoci certo che sai molte cose del mio passato. Beh, ho visto dei flash del tuo passato. Proprio come tu hai visto flash del mio. Mi fa incazzare, ho paura di perdermi, di smettere di essere io. Ho paura del giorno in cui vedrò i tuoi ricordi come se fossero i miei. Cazzate. Se la mettiamo così, allora io dovrò convivere con l'idea di aver permesso a Deshawn di fregarmi, di fottermi alla grande. Quando diventerò te me ne accorgerò com'è vivere nel mio corpo, vediamo. Com'è vivere nel mio corpo? Beh, tutto è troppo grande o troppo piccolo. Per non parlare del casino che sono i tuoi cazzo di ormoni. Oddio, ma come cazzo fa a sapere? Il ritardo tra vista e tatto è snervante. Quando addenti una pizza mi ci vuole un'eternità per capire che ti sei ustionato il palato. Poi prima spegnevo una sigaretta e dopo 5 minuti ne avevo già un'altra tra le mani. Adesso sono in astinenza da nicotina. Mi ci sto abituando, ma non è una passeggiata. Puoi dirmi che cos'è che vuoi? Cosa vuoi davvero? Che tu mi aiuti a farla pagare alla Rasaka. Solo questo. Non sei proprio in grado di lasciar perdere, eh? Un nemico devi per forza averne uno. Non hai idea di quello che vuoi. Hai un obiettivo concreto. Come sei me. Pronto? Vai. Il tuo obiettivo è demolire la Rasaka, seppellirla. Il mio è stare a galla. Sembrano entrambi piuttosto concreti. E coincidono anche abbastanza. Tu devi entrare nel Mikoshi per salvarti la vita. Una volta lì, io potrò distruggerlo. Rieccoci alla tua crociata. Entriamo nel Mikoshi e sovvertiamo il sistema. Ok. Ti dico perché voglio distruggere la Rasaka, ma te lo dico una volta sola. Oh, vediamo. Vuoi saperlo? Minchia se voglio. Ok. Ho visto le corporazioni togliere l'acqua ai contadini. E poi anche la terra. Le ho viste trasformare Night City in una macchina infernale. Alimentata dalle sofferenze, i sogni infranti e le tasche vuote della gente. Bello, già mi piace. Le corporazioni controllano le nostre vite, se le sono prese. E adesso vogliono anche le nostre anime. Hai ragione. Impossibile darti torto. Vi, non ho dichiarato guerra al capitalismo perché era una mia spina nel fianco o perché avevo nostalgia di un'America scomparsa. Questa è una guerra del popolo contro un sistema totalmente fuori controllo. È una guerra contro le fottute forze dell'entropia, lo capisci?
Bisogna fare tutto il possibile per fermarle, per sconfiggerle, per distruggerle. Se devo uccidere, uccido. Se mi serve il tuo corpo, allora me lo prendo. Johnny, aspetta un attimo. Porca puttana. Dobbiamo... Ora non capisci, ma un giorno ci arriverai. Johnny... Cos'è, sto male? Oh. Comunque stiamo ottenendo missioni tipo a go go. Dai raga, io devo vedere di andare velocemente lì. In teoria il fatto che continui a sentirmi così, ho sperimentato che in teoria è un bug. Non dovrei vedere di nuovo le cose così. Infatti si è aggiustato qui. Ehi là, sconosciuto misterioso, ci sei? Ma sì, tu. Vedi altri sconosciuti misteriosi qui intorno? Adesso tocca a te. Come ti chiami? Ma dai, ciao. Allora, direi di far venire un'auto. Vi faccio vedere questa qui mentre. E dobbiamo andare a chiamare Judy. Signori, però io per questo episodio vi saluto qui. E nel prossimo episodio andiamo a chiamare Judy e facciamo tutto quello che ci serve. Quindi io per adesso vi saluto, belle mie. Noi ci vediamo nel prossimo episodio qui con Cyberpunk. Ciao, belle mie.